Amici della C, una giornata di domenica assai gradevole, assai piacevole e direi anche molto diversa da quella della domenica trascorsa, perché guardate che condizioni ci troviamo adesso, in una situazione che, se non è questa di sapore estivo, ditemi voi che cosa può essere. L'anticiclone delle Azzorre si fonde col subtropicale, tutto il Mediterraneo centro-occidentale colorato di un rosso intenso, di un rosso cupo, assolutamente fuori dalle medie stagionali di questo periodo, fuori dalla normalità. E tutto ciò, diciamo, è in pieno contrasto con la situazione ciclonica, ed era il terzo ciclone di quest'anno, che si è manifestata, diciamo, nel fine settimana trascorsa. Questo fine settimana è totalmente diverso, possiamo quasi andare al mare. Perché avviene questo? Me lo chiedono in tanti. Perché assai probabilmente sono gli effetti di quel fenomeno chiamato Niño, ovvero del riscaldamento anomalo dell'Atlantico orientale, che ha influenze anche che ha influenze anche sul nostro Oceano Atlantico, che a fronte del riscaldamento che ha accompagnato il Pacifico subisce un raffreddamento, e tutto ciò influisce sulle correnti in quote che si muovono sull'Europa, che in questo contesto assumono un carattere e un movimento lungo i meridiani e non, come dovrebbe, lungo i paralleli. Tornando alle previsioni per quanto riguarda la giornata domenicale, ampie fasi soleggiate su tutto il settentrione italiano con annuvolamenti a ridosso dell'arco alpino e della catena appenninica. Stesso discorso per l'Italia centrale, che vede un'ampia fase di bel tempo lungo le coste, adriatico e tirrenico, in assenza di fenomeni, temperature oltre i 20 gradi, situazione che per il meridione d'Italia vedrà temperature prossime ai 21-22 gradi, scarsa ventilazione, mari calmi. A proposito, parliamo di foschie e scarsa visibilità nelle ore serali e notturne in tutto l'entroterra e vallate, quindi questi sono gli effetti appunto della umidità elevata e della scarsa ventilazione, in un contesto che però per quanto riguarda la domenica sarà assolutamente gradevole, con valori termici le massime oltre i 20 gradi. Parliamo di valori primaverili, ma non di valori propri di una stagione che si avvicina all'inverno, in un contesto che non varia la propria condizione neanche nella giornata a seguire di lunedì. Sarà stabilità meteorologica per ancora diversi giorni in un contesto che vede ampie fasi soleggiate con l'inizio della nuova settimana lungo i settori costieri, qualche nube per lo più concentrata a ridosso della Sila e del Polino, come è normale che sia in un contesto che ci avvicina al novembre. Ci sono, diciamo, alcune categorie come quelle degli appassionati di sci che vorrebbero vedere iniziare l'inverno già gli ultimi giorni di novembre. Quest'anno la stagione invernale non si vede neanche quando potrebbe iniziare, perché da calendario dovrebbe iniziare tra poco più di un mese, invece da un punto di vista meteorologico ci troviamo in una situazione che assomiglia molto a un periodo quasi estivo. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di LaC.